Amici e amiche di GCN Italia, benvenuti per una nuova sintesi da parte di Giorgio Brambilla. Siamo alla 20ª tappa, ma vediamo prima quello che è successo ieri, perché sono successe davvero parecchie cose strane. Grand Bernal passa in testa sul Col de l'Isère, la salita più alta del Tour de France, ma non può affrontare la discesa a causa maltempo. Una forte grandinata e anche delle frane hanno obbligato l'organizzazione a sospendere la corsa e poi ad annullarla. Non ci sarà nessun vincitore nella 19ª tappa, ma cambierà soltanto la classifica generale. Si prenderanno i tempi in cima al Col de l'Isère. In questo modo Alaphilippe dovrà dire addio alla sua maglia gialla perché si è staccato proprio sull'ascesa. Grand Bernal quindi nuova maglia gialla al Tour de France alla partenza della 20ª tappa, con 45 secondi di vantaggio su Alaphilippe, 1.11 su Thomas, poi Kruijswijk e Buchmann tutti vicini, quindi la lotta per il podio è ancora apertissima, quella per la generale sembra ormai decisa. Anche la tappa di oggi, Albertville-Val Thorens, purtroppo accorciata a causa maltempo. Le prime due salite di prima e seconda categoria sono state eliminate. Si parte a Albertville e si va direttamente verso la stazione sciistica di Val Thorens, una tappa di soltanto 59 km, di cui ben 33 in salita. È la seconda volta che il Tour de France arriva a Val Thorens dopo il 1995. Come diciamo, salita di 33 km per arrivare a 2365 metri, una salita regolare, senza pendenze impossibili, però veramente veramente lunga e con dei tratti anche in discesa. Oggi ci provano in tanti ad andare in fuga, anche perché i motivi sono vari: c'è chi cerca di avvantaggiarsi per provare a puntare alla vittoria di tappa e c'è chi cerca anche di salvare la gamba per poi lasciarsi sfilare, come ad esempio il nostro Viviani che è qui in testa. Ben tre italiani in fuga, Viviani come abbiamo detto, ma anche Nibali e Bettiol. Nibali oggi vuole sicuramente provare a fare il colpaccio, a portarsi a casa la vittoria di tappa che tanto meriterebbe. Dietro ci provano anche Wellens e De Gendt, che sono rimasti fuori dalla fuga, ci provano poco prima dell'ascesa, ma ormai è troppo tardi. Inizia la salita con Turgis e dietro Perichon, che provano subito ad accelerare, ma vediamo che nel gruppo la Jumbo-Visma prende in mano le redini della situazione. Il loro obiettivo principale è fare un ritmo molto forte per cercare di mettere in crisi Julien Alaphilippe e così obbligarlo ad abbandonare la seconda posizione, in modo che Kruijswijk, che ora è quarto, possa salire sul podio. Quindi tutta la salita viene gestita dalla Jumbo, per la prima parte da George Benn, che tira 10 km a ritmo molto alto, e poi da De Plus. Vediamo che ci sono anche delle vittime della classifica grazie al ritmo della Jumbo: Richie Porte, che viene respinto un'altra volta dal Tour de France, e De Plus, che invece continua a tirare sempre molto forte, facendo parecchie vittime, tra cui anche, come loro speravano, Julien Alaphilippe, che non riesce a reggere questo ritmo a 13 km dal traguardo, è costretto a rialzarsi, cercherà di gestirsi poi per perdere il meno possibile. Davanti intanto Nibali, scatenato, lascia i suoi compagni di fuga e va da solo quando mancano 12 km dal traguardo. Ha un minuto da gestire, non è tanto, però Nibali è un corridore con grande classe e ce la può fare. De Plus continua la sua azione per distanziare il più possibile Alaphilippe, mentre Simon Yates attacca un po' per la tappa, ma anche per i punti della maglia Pua, perché Romain Bardet si è staccato, Simon Yates è in classifica e potrebbe scavalcarlo se riuscisse ad arrivare almeno in seconda posizione. De Plus finisce il suo lavoro e in testa si mette a tirare Mühlberger per cercare per lo stesso motivo di distanziare la Filippi in modo da far guadagnare una posizione anche a Buchmann, che è partito oggi in quinta posizione. Mancano solo 2 km al traguardo, Nibali tiene duro, ormai siamo sull'addirittura d'arrivo con Mikel Landa che prova ad anticipare il gruppetto degli uomini di classifica, ma ormai è troppo tardi. E Vincenzo Nibali riesce a vincere dopo tantissimo tempo, riesce a tornare con le braccia al cielo, è la sua sesta vittoria al Tour de France in carriera. Dietro di lui arriva Valverde, un sempre verde Valverde, e Mikel Landa, che è stato ripreso proprio dal corridore murciano. C'è da dire che insomma la Movistar anche oggi non si è proprio distinta per la tattica di gara, hanno sganciato Soler, non hanno fatto tirare Quintana quando avrebbero potuto magari vincere la tappa con Valverde, ma sicuramente meglio così per noi. Vediamo poi arrivare tutti i corridori di classifica, nessun capovolgimento se non appunto per Alaphilippe, che si stacca e finisce in quinta posizione. E Grand Bernal quindi è il nuovo vincitore del Tour de France, qui prende i complimenti dalla sua compagna, davvero incredibile, il primo corridore sudamericano, quindi anche il primo colombiano a vincere la corsa francese. Rivediamo Vincenzo Nibali transitare per primo sull'arrivo a Val Thorens, seguito da Valverde 10 secondi, Landa 14, poi Bernal, Thomas, che c'è un passaggio di consegne tra i due, fondamentalmente Thomas vincitore dell'anno scorso, Bernal nuovo vincitore, è uno dei corridori più giovani in circolazione, oggi addirittura la più giovane alla partenza della tappa. Vediamo qui lo scambio di consegne tra i due corridori della Ineos. Classifica finale quindi è Grand Bernal primo, Geraint Thomas secondo a 1.11, Kruijswijk sale sul podio a 1.31, poi Buchmann, Alaphilippe, Landa, Oran, Quintana, Valverde e Barguil.
curioso notare, 3 corridori Movistar nei primi 10, anzi nei primi 9, ma nessuno sul podio. Questa dimostrazione di una gestione del 3 settimane non proprio ottimale per la squadra spagnola. Andiamo alla tappa di domani, Rambouillet-Paris-Champs-Élysées. È una corsa come al solito, vedrà la prima parte una lunga passerella dove c'erano delle celebrazioni sicuramente, 2 Gran Premi della Montagna di quarta categoria, così si possono chiamare, ma fondamentalmente la corsa vera inizierà quando si arriverà alla capitale francese sul circuito dei Champs-Élysées, da ripetere 9 volte per incoronare il campione del mondo dei velocisti, così viene chiamato spesso il vincitore qui di Parigi. Per oggi è tutto, arrivederci alla prossima sintesi.